Castatiello e tortano sono due torte rustiche tipiche del periodo pasquale, ma ormai prodotte tutto l'anno, con sugna e pepe abbondante. Avendo però queste caratteristiche comuni, essendo entrambe rustiche, essendo entrambe pasquale, i due termini vengono usati in maniera indifferente. Tutto è Castatiello, tutto è tortano, ma in realtà tortano e Castatiello hanno due storie completamente diverse e ve lo spiego io. Casatiello è un termine che evidentemente deriva dal latino caseum, cioè formaggio. Il casatiello è una torta rustica fatta prevalentemente di formaggio e sugna, naturalmente, al massimo qualche cigolo, ovviamente, quindi che lo arricchisce. Da un punto di vista religioso la simbologia è chiara. Il casatiello veniva sormontato da quattro uova che simboleggiano la rinascita post-pasquale. Le uova erano fissate con delle croci di impasto, quindi la croce simbologia della croce di Cristo. I casatielli compaiono già nella Gatta Cenerentola del Basile. Durante la festa arrivarono tanti pastieri e casatielli. Il tortano invece è una pizza rustica, anch'essa pasquale, ma totalmente diversa. Il tortano infatti viene composto da una pettola che viene distesa e viene riempita, farcita di ogni ben di Dio, quindi la farcia è completamente diversa. Ho in salumi, formaggi, ci sono anch'esse le uova sode, ma questa volta sono all'interno. Poi nel momento in cui bisogna metterlo nel ruoto con il foro al centro, esso viene ritorto, quindi ecco, nell'allestire il tortano avviene questo movimento di torsione. E dalla torsione, dalla parola torto, che in latino appunto significava ritorto, nasce la parola tortano. Ma poi con il tempo, soprattutto in epoca di benessere economico, casatiello e tortano sono ormai utilizzati in maniera indifferente, sono ormai due sinonimi. Quello che è la loro caratteristica comune è la grande presenza ovviamente di sugna, di pepe, e questo lo rende particolarmente digeribile. Ma a questo punto perché mai, quando una persona è insopportabile, no? È indigeribile, non se ne scende proprio, a Napoli possiamo dire chi è proprio uno casatiello? Beh, in questo caso il riferimento semantico non è al casatiello rustico, bensì a un altro casatiello, il casatiello dolce, quello che si preparava normalmente prima di Pasqua e durava tutto il periodo pasquale, perché era così tenace, così duro, che se ne mangiava sempre un piccolo pezzo e anche dopo Pasqua rimaneva a lungo, lo potevi immergere nel latte bollente la mattina, rimaneva sempre molto duro e tenace. Veniva fatto con l'uva passa, ecco perché quando uno è veramente indigeribile, chi è proprio di un casatiello che passa.